Buongiorno bambini. Oggi scopriamo un'altra tipologia di verbi, i verbi servili. Vediamo come mai alcuni verbi si chiamano servili. Parleremo oggi di tre verbi, il verbo dovere, il verbo potere e il verbo volere. Questi tre verbi possono essere usati in due modi. Possono avere significato proprio, cioè che vuol dire? Si possono usare da soli, ad esempio, vorrei un gatto, devo un favore a mia zia, come qualsiasi verbo che compie un'azione. Oppure possono essere verbi servili, che vuol dire, sentite la parola servili, ha dentro di sé la parola servo. Il servo cosa fa? Fa qualcosa per qualcun altro, accompagna qualcun altro. Infatti, i verbi servili accompagnano un verbo all'infinito. Che vuol dire? Posso entrare? Posso è presente del verbo potere. Entrare è il verbo entrare all'infinito. Oppure, domani devi andare dal dottore. Devi è il presente del verbo potere, dovere. E andare è l'infinito del verbo andare. Per cui i verbi servili sono dovere, potere e volere e che formano un'unica forma verbale in questo modo, cioè si forma con il verbo dovere, potere e volere più il verbo all'infinito, un'unica forma verbale. Vediamo di cercarli in qualche frase. Prima frase. Ieri siamo dovuti tornare prima dal mare perché ha iniziato a piovere. Siamo dovuti, che tempo è? Verbo dovere, modo indicativo, tempo passato prossimo. Siamo dovuti è verbo dovere. Tornare è l'infinito del verbo tornare. Dopo pranzo potete sparecchiare tu e Mario per favore? Qui dov'è il verbo servile? Cioè, dov'è la forma servile? Il verbo potere lo vedete? Potete, voi potete, presente del verbo potere. Accanto a sparecchiare, che è il verbo all'infinito. Potete sparecchiare tutto insieme, è il verbo servile, è la forma verbale formata dal verbo servile più l'infinito. Da grande vorrei fare l'astronauta. Vorrei è il condizionale presente di volere, fare è un verbo all'infinito. Vorrei fare è una forma verbale tutta insieme. Martina non potrà partecipare alla gara di nuoto perché ha l'influenza. Potrà è il futuro semplice del verbo potere, partecipare è l'infinito del verbo partecipare. Potrà partecipare. È la forma verbale. Vediamo cosa succede in analisi logica. Guardate questa frase. Da piccolo Antonio voleva andare sempre sulle giostre. Il soggetto chi è? Antonio compie l'azione. Vedete qual è il predicato verbale? Non è solo voleva, non è solo andare. Ma è tutto insieme, voleva andare, è predicato verbale. Per cui, capito, i verbi servili sono tre, dovere, potere e volere. E cosa fanno? Sono servili perché accompagnano un verbo all'infinito. E il verbo servire più il verbo all'infinito forma un'unica forma verbale. Vedete che fa un solo predicato, voleva andare, è predicato verbale. Adesso andiamo ad esercitarci.